e bentornati in questo nuovo episodio del Corner. Siamo tornati dopo i Toti, le settimane più calde e importanti dell'anno, però adesso siamo nel vivo di un'altra promo molto bella, molto caratteristica, una tra le mie preferite dell'anno perché permette di usare giocatori molto particolari, le Future Stars, i giovani talenti. E oggi andremo come sempre a vedere quali sono i migliori giocatori di questi team e quelli ovviamente migliori in rapporto qualità-prezzo. Quindi Future Stars, due team usciti, i giovani talenti di gran prospettiva con carte molto potenziate in overall in valori ma anche in stelle. Ho provato molti giocatori di entrambi i team, ora andremo a vedere un po' i team nel complesso e poi faremo un focus sui giocatori che mi sono piaciuti particolarmente o su quelli dove vado a dirvi più cose. Team 1, che appare in questo momento in sovraimpressione. Molti giocatori non costano neanche così tanto. A spiccare sono ovviamente Julian Alvarez, Mudryk, nuovo acquisto del Chelsea, Gavi in mezzo al campo con Vitinha. C'è anche Cerchi, che è uscito nella mini release molto consigliato perché ha 5-5, giocatore incredibile. Ma a me personalmente è piaciuto molto anche Kalulu in difesa, che fa intesa perfetta sia francese che del Milan con Theo Hernandez, appena uscito Toti poche settimane fa. Partiamo dal presupposto che di tutti questi due team non abbiamo, secondo me, quei giocatori devastanti che cambiano la squadra. Forse Fernandez, che vedremo nel team 2. Di questo team, Mudryk e Alvarez, provati entrambi, posso dirvi che Alvarez è un ottimo attaccante, ottimi valori, ha 5 di debole, secondo me però costa così tanto perché è del City, perché ha dei buoni link, perché è argentino, quindi con il Messi appena uscito nei Toti e vari altri argentini, con Enzo Fernandez uscito nel team 2 ha comunque mantenuto il suo valore, insomma è molto ibridabile, molto utilizzabile in tante squadre, è sicuramente un ottimo giocatore, secondo me però non vale 1,5 milioni quasi quanto è il suo costo attuale. Si muove comunque discretamente bene, però contro avversari forti non riesce a far la differenza. Assomiglia un po' al Ben Yedder dei vecchi tempi, come body type, come movimenti, come tutto, motivo per cui lo consiglio più su old gen che su next gen, dove vanno via magari un po' di più anche quelli con il fisico. Mudryk invece l'ho trovato molto buono come esterno. Tutti questi giocatori qua secondo me possono giocare sia come prima punta sia come esterno in base alle vostre esigenze. Mudryk è un ottimo giocatore esterno, è ucraino e quindi difficile da ibridare da quel punto di vista, però comunque Premier League, Chelsea, ci sono vari giocatori, lo stesso Fernandez che è appena uscito, che vedremo nel team 2 tra poco, è ottimo perché linka bene con tutti ed è un grandissimo giocatore. Mudryk 5 stelle skill, quindi per chi ama skillare è perfetto, sulla fascia molto bene, molto veloce, un buon dribbling, un giocatore che complessivamente mi è piaciuto, anche lui costicchia abbastanza, però anche un po' in hype per i recenti avvenimenti di trasferimento, quindi magari quei 200k in più li costa. Come dicevo, anche buono Gavi, buono Gvardiol come difensore, ottimo Kalulu, ma buono anche Adeyemi. Ho provato inizialmente la coppia d'attacco Alvarez-Adeyemi e paradossalmente mi ha fatto meglio Adeyemi. Ha 4-4, quindi non ha queste 5 skill o 5 piede debole, però è molto veloce, buon finalizzatore e mi ha fatto dei buoni gol, si è mosso bene per il costo che ha, che sono 300 e qualcosa K, sicuramente rende in rapporto qualità-prezzo meglio di Alvarez. Ci spostiamo ora nel team 2, anche qua abbiamo all'interno 2-3 chicche importanti, mentre il resto del team è comunque fatto di buoni giocatori molto particolari che non costano più di tanto. Il primo giocatore, ovviamente devo nominarvelo, è Kvaratskhelia. Finalmente è uscita una carta speciale di Kvaratskhelia, tutti gli amici napoletani non vedranno l'ora di provarlo e usarlo. È uscito tra l'altro il POTM di Osimhen recentemente, quindi è ottimo che sia successo perché possono linkare, perché Kvaratskhelia, essendo georgiano, non ha tantissimi link e siete obbligati a usarlo in una Serie A con tanti giocatori della Serie A o giocatori del Napoli. Si può giocare sia come prima punta, sia come COC, sia come esterno, perché c'è 5 di piede debole, una buona velocità, un body type in game molto largo, ha un bel dribbling, forse il tiro potevano farglielo un pelo meglio, c'ha dei valori di tiro non perfetti, però col 5 di debole in molte situazioni se la cava, e l'ho trovato un giocatore molto valido anche per il prezzo che ha, che è poco più di 500.000 di crediti, e secondo me può rendere molto bene in entrambe le versioni, anche sul next gen, perché è un body type che
paradossalmente mi ricorda molto quello di Ronaldinho, cioè che è agile ma anche spallato, anche bello largo in game. Gli altri due giocatori sono Musiala e Enzo Fernandez. Partiamo dall'ultimo perché l'avevo nominato fin troppe volte. Giocatore completissimo, quasi tutti i valori sopra l'85, ha 3-3 di skill e abilità, ma ci interessa poco perché deve stare in mezzo al campo a correre ovunque, a alto come work rate, quindi è perfetto. Come dicevo prima, linka benissimo con tante nuove uscite del momento. Anche lui ha un bel body type in campo, bello largo, corre tantissimo, non gli si può dire niente perché fa tutto bene e non costa neanche troppo per avere questi valori qua. È anche in hype perché anche lui è un nuovo acquisto come Mudryk, di questo Chelsea che sta comprando a destra e a sinistra. Mi è piaciuto tanto, è uno di quei centrocampisti che possono giocare come CC, CDC, non troppo come COC secondo me, però l'ho affiancato a Musiala, un giocatore che mi ha sorpreso perché è vero, è magrolino, è gracilino, ma ha comunque dei valori difensivi accettabili per essere affiancato da uno che ha un bel po' di fisico. E su Musiala posso dirvi che mi ha colpito molto l'agilità, le 5 di skill, nello stretto si muove benissimo e all'occorrenza aiuta anche dietro. Sarebbero ideali entrambi in un rombo o in un centrocampo a 3, questi ultimi due giocatori che abbiamo visto, però in qualche modo io li ho usati come i due davanti alla difesa e hanno fatto comunque bene. Di questo team vi menziono anche Araujo e Nketiah come due ottimi giocatori da provare. E per oggi abbiamo finito. Tra poco usciranno altri team, altre promo, i vari Road to the Final delle competizioni che stanno per ricominciare tra poco. Spero di avervi dato un po' di informazioni in più su questi giocatori. Fatemi sapere voi se li avete provati e cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con nuovi video qui da Ron e dal Corner. Per oggi è tutto, ciao!